Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video vi spiegherò come inviare regali ai vostri amici. Nei regali ci sono tutti gli oggetti che avete, diciamo, sbloccato nel corso del gioco. Non tutti possono essere inviati, però la maggior parte sì. Alcuni, diciamo, possono essere inviati se li avete nell'inventario, altri invece possono essere inviati se li acquistate direttamente dal terminale. In questo video vi spiegherò entrambi i metodi. Il primo metodo è attraverso il terminale della NOC che trovate appunto nella piazza. Quindi andate nella tenda che trovate nella piazza, qui, la tenda iniziale, entrate e interagite con il terminale della NOC, che è questo sulla destra. Qui potete decidere se acquistare nuovi articoli da regalare con il denaro, quindi con le stelline da qui, o con le miglia. Questa voce la sbloccate una volta che avete saldato il primo debito a Tom NOC, ossia quello delle 5.000 miglia. Una volta che avete scelto il prodotto da regalare, quindi ad esempio il cappello da pioggia, cliccate sul cappello, cliccate su regala e da qui poi scegliete l'amico che diciamo dovrà ricevere il vostro regalo. Naturalmente per fare questo dovete aggiungere degli amici. Per aggiungere degli amici dovete prima di tutto invitarli nella vostra isola e poi inviare loro la richiesta di amicizia, che vi spiegherò tra poco. Questo è il primo metodo, diciamo in questo modo pagate soltanto il prodotto. Con il secondo metodo invece pagate la spedizione aerea. Quindi andate qui praticamente all'aeroporto del Dodo. Però, diciamo, la differenza, oltre al pagamento, risiede nel fatto che potete inviare una cartolina, quindi scrivere un messaggio. Cliccate qui e scegliete, diciamo, al prezzo di 200 stelline, di inviare una cartolina. Quindi scegliete poi il destinatario, potete inviarla anche a voi stessi. Scegliete, diciamo, uno dei miei amici, in questo caso, e scegliete ovviamente l'amico, dopodiché scrivete il messaggio una volta che avete scelto ad esempio la cartolina. Scrivete il messaggio e una volta scritto il messaggio cliccate su conferma, ma prima di inviarlo cliccate sul regalo e da qui potete scegliere uno degli oggetti che avete nell'inventario. Quindi con il terminale della NOC potete inviare direttamente qualsiasi regalo avete nel negozio, lo comprate e lo inviate e verrà diciamo ricevuto via posta dopo diverse ore. In questo modo invece potete diciamo scegliere una cartolina, comporre un messaggio, ma inviare solo qualcosa, quindi anche i materiali in questo caso, che avete nell'inventario al costo di 200 stelline. Anche in questo caso il prodotto arriverà a destinazione entro qualche ora. Quindi i metodi sono due. Per aggiungere qualcuno alle amicizie, una volta che lo avete invitato nella vostra isola, vi dovrete scambiare la richiesta di amicizia. Quindi dal NOC Phone andate qui e poi da qui selezionate l'amico che avete in partita e inviate la richiesta e ovviamente il vostro amico dovrà accettarla. Tutto questo però una volta che sarà entrato in partita. Quindi se avete questo amico diciamo come amico nella vostra lista su Nintendo Switch, potete invitarlo alla vostra isola. Non dovete far altro che parlare con il pellicano, con il Dodo, scusate, andare su vorrei ricevere visite, ok, selezionare comunicazione online e da qui, una volta che avete scelto ricevuto, dovete scegliere di aprire il gate per la vostra isola a tutti i vostri amici. In questo modo, diciamo, quando vi troveranno, diciamo, potranno entrare nella vostra isola, poi mandate la richiesta di amicizia e a quel punto quindi potete scambiare i regali. Se questo video vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.